A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati con alcuni di voi che magari ho intrattenuto fino a pochi minuti fa durante live trading di XTB. Ci troviamo di nuovo di fronte a dei mercati arrivati in una situazione decisamente critica, supporti molto importanti sicuramente sul DAX, anche l'ITA 40 non è da meno, si trova in una situazione particolarmente vulnerabile, se vogliamo usare questo termine. Il primo dato macroeconomico delle 14.15, palesemente a favore dei mercati, a favore del dollaro, reazione primaria di accelerazione rialzista da parte del dollaro yen e decelerazione conseguente, logica ribassista da parte dell'euro dollaro. Anche il Bund ha approfittato del dato per andare a ritoccare una zona di minimi relativi molto importanti, e quindi direi che dal punto di vista intermarket, almeno nel breve, tutto sta funzionando abbastanza bene. Lascia perplesse ovviamente questa profonda direzionalità da parte del nostro mercato azionario, che non riesce a trovare, dopo mesi e mesi di effettivamente di grande positività, sta subendo una fase di arretramento molto ma molto potente. Scusate, chiudo un po' di situazioni per avere un flusso audio migliorativo. Come vi dicevo, il nostro ITA 40, così come il DAX, si sono avvitati molto rapidamente su se stessi, testimoniando, o meglio confermando, un po' quello che sempre. Eccolo qua, mi dite che non mi si vede il video, mi dice Claudio. Possibile anche voi non vedete il mio video? O è un problema solo di Claudio? Scusate un attimo, vediamo se ci sono problemi tecnici. Dal mio punto di vista dovrebbe essere tutto ok. Mi date una conferma se vedete il video o sentite solo l'audio? Confermi solo disclaimer. Ma vedete il disclaimer? Il disclaimer lo dovete vedere, anzi lo dovete anche leggere. Assolutamente. Fra un po' passiamo anche sulla piattaforma chiaramente operativa. Come vi stavo dicendo, dal punto di vista pratico, mercati molto ma molto interessanti. E direi che dal punto di vista operativo potrebbero nascere degli spunti da interpretare con grande interesse. Fra le altre cose ne parleremo anche domani pomeriggio, domani mattina, durante l'evento live a Milano, la MetaTrader Academy School, sessione numero 5, dedicata alle Trendline Expert. In particolare, comunque, vi seguiremo durante questi importanti dati macroeconomici durante l'intera sessione operativa, sia di domani che di dopodomani. Bene, ciò detto, direi di far partire immediatamente, nei limiti del possibile, la piattaforma. Eccolo qua, eccola qui, la Trading Time. Adesso dovreste fra un po' vederla visualizzata sul vostro schermo. Eccola qui. Abbiamo dei riferimenti operativi che abbiamo strutturato poc'anzi durante appunto live trading. Cosa importante per chi stesse seguendo la nostra operatività: abbiamo chiuso, direi, con ottimo profitto sia le posizioni long sul petrolio, che è andata oggettivamente e sinceramente un po' al di là delle nostre aspettative, chiusa in buona profittabilità anche l'operazione ribassista chiaramente sul Dow Jones. Al momento quindi rimaniamo imbrigliati in una situazione neutrale sia sul Bund che sull' yen, dove sono in funzione dell'hedging a copertura. Poche soddisfazioni, per non usare un eufemismo, anche invece dal settore hedging, dal settore spread, che per il momento la posizione euro CAD non ci vede particolarmente premiati. Mi arrivano già delle vostre domande. Sappiate che la sequenza è dare una risposta a voi tutti durante l'evoluzione del webinar. Soprattutto approfondiremo anche il contesto dell'azionario, che è palesemente il settore più vulnerabile in questo momento, interessa tanti di voi. Gianluca mi dice: hai shortato un super trend in questo momento su euro dollaro, mentre GBP USD penso sia al minimo, che cosa ne pensi? Ci arriviamo con gradualità. Gianluca, un po' di pazienza, diamo un'occhiata velocemente allo scenario intermarket e poi, come sai, nella logica sequenza del webinar andremo ad approfondire anche le dinamiche di sterlina e quant'altro. Quindi, ciò detto, il primo grafico, quello più evidente, più rappresentativo, più potente, è sicuramente quello del dollaro yen, questo perfetto canale rialzista. Apriamo anche la nostra lavagnetta, eccola qui. Dicevo, questo perfetto canale rialzista, molto profondo, molto tonico. Il dato macro di oggi ha visto il dollaro yen reagire con precisione, direi ancora una volta, su quella che era la situazione tecnica di elevata vulnerabilità. Quindi la trend line di supporto dinamico ha resistito. Come suggerito anche da alcuni di voi, siamo in un perfetto canale rialzista, lo vedete. Fatto sta
l'evoluzione dei mercati non è ancora sicura o comunque così chiara, perché come potete notare il dollaro yen si è fermato in prossimità di una resistenza di brevissimo, ma non è ancora riuscito a superare quella soglia di vulnerabilità che possiamo stimare in area 102,70-102,75. Perché? Perché se scaliamo in H1 lo vediamo un po' meglio, ecco, questa è una trend line di brevissimo che vi ho inteso tracciare ed è evidente a questo punto che un eventuale ripristino del clima positivo sul mercato dell'equity, che è correlato direttamente al dollaro yen, sarebbe assolutamente riconducibile ad un ritrovato ottimismo sul dollaro americano, che è vero sta rimbalzando, però viene da una discesa abbastanza profonda decisamente nei giorni passati. Quindi dal punto di vista logico operativo, attenzione, perché un dollaro yen al di sopra di 102,75 chiusura a 4 ore sarebbe sicuramente un toccasana per la situazione vista nella sua completezza. Parimenti interessante la situazione tecnica che si è venuta a creare sul Bund. Se ci fate caso abbiamo un bel supporto statico in area 140,60, supporto statico che ha magicamente tenuto, per quanto non sia secondo me particolarmente rappresentativo, durante la divulgazione del dato, che ripeto è stato particolarmente oltre le aspettative, quindi sicuramente un dato positivo. È un dato positivo però che si innesca in una situazione di mercato palesemente bearish in questo momento. I flussi di vendita interessano un po' l'intero listino, ad esempio in Italia. Notavamo ieri che solitamente nelle fasi false di mercato, quelle che possono essere caratterizzate da una possibile fase di inversione a V, i famosi reverse alla V, solitamente l'ondata di vendite non colpisce in maniera così indiscriminata l'intero listino. Come vedremo dopo invece nel proseguo della trasmissione, abbiamo potuto notare che invece ieri soprattutto il nostro listino era completamente rosso, non si salvava nessuno, a testimonianza se vogliamo del fatto che dal punto di vista operativo c'era una palese tendenza a liquidazione di grandi asset, quindi occhio veramente da questo punto di vista. Mi arriva una domanda di Paolo che mi dice: hai usato l'Equinasci con tre diversi parametri, VR1, 55,89, per quale time frame? No Paolo, probabilmente fai riferimento a questa visualizzazione, vediamo se la trovo, eccola qui, la uso sostanzialmente su qualunque time frame, in quanto ho appunto volutamente montato tre Equinasci di differenti velocità, anche in M15 come vedi, per andare a misurare un po' la forza relativa del mercato in maniera, diciamo così, algoritmica. Questo è il gold ad esempio, lo vedete, tutti e tre le Equinasci di breve sono finalmente girati al rialzo, quindi per me questo è un segnale long o comunque speculativamente rialzista, ma ne parleremo a breve. Scalando di time frame ovviamente, vedi, questo è l'H1 che sta girando adesso, il primo Equinasci al rialzo, l'H4 invece come vedi è ancora tutto confinato al ribasso ed è sicuramente un po' la dinamica temporale che a me piace più osservare. Quindi per il momento configuro un rimbalzo di brevissimo sul gold che potrebbe arrivare in area 1235. E dal punto di vista operativo, quindi, se fossi posizionato sull'H4 sarei in fase di liquidazione di posizioni ribassiste. Dal punto di vista operativo si può assolutamente utilizzare, lo abbiamo fatto vedere in diversi webinar, andando a montare su appunto lo stesso grafico, qualora si voglia fare un frazionamento sullo stesso time frame ma con differenti velocità. In questo caso si monteranno tre grafici con tre Equinasci differenti, quindi stesso time frame ma velocità differenti, e in questo caso come vedi in H4 saresti completamente short da area 1330 a 1340. Lo uso comunque per avere uno spaccato immediato di quello che è un po' il sentiment del momento del mercato, quindi scendo anche sull'M15 per appunto configurare in maniera molto evidente in questo caso il rimbalzo del gold. Se andiamo a trascinare sullo stesso grafico ad esempio il dollaro yen, vediamo un attimo, eccolo qui, lo vedete, è decisamente meno evidente la dinamica rimbalzista del dollaro yen rispetto a quella del gold. Vado ancora a salire di time frame e come noterai è palesemente uno scenario più confuso rispetto alla chiarezza con cui si evidenziava quel rimbalzo in essere sul gold. Fra le altre cose, salendo ancora di time frame, faccio notare, questo è un H1, il primo Equinasci è già rosso, gli altri due attendono nuove ondate ribassiste per confermare un'inversione di lungo. In H4 non ne parliamo, il dollaro yen è palesemente, giustamente, ancora inserito in un contesto rialzista, e fino a quando non verrà chiaramente approfondita
la dinamica tecnica di cui parlavamo poc'anzi, ossia questo grande supporto dinamico, si fa fatica ad immaginare che possa scivolare al ribasso. Quindi direi di fare attenzione per le prossime ore a un'eventuale chiusura del dollaro yen sopra 102,75, livello oltre il quale si ripristinerebbe uno scenario molto positivo in generale. Viceversa, vedere mollare questo supporto dinamico che attualmente transita in area 102, 102,10, 102,15, chiaramente diventerebbe un po' pericoloso. Per un'eventuale entrata long, Silvano, consiglierei un'entrata in breakout su chiusura confermata sopra 102,75. Quindi per il momento rimarrei in fase di attesa e di visualizzazione dell'evoluzione, ma non mi andrei a posizionare troppo aggressivamente sul mercato. Mi sembra che davvero tutte le variabili siano tutt'altro che ben definite ed allineate. Ci ho detto, diamo un'occhiata al Bund, eccolo qui, vi dicevo della sorpresa con cui abbiamo constatato, anche in un momento di volatilità tipico dei dati macro, come abbia tenuto questa soglia orizzontale. Non è nulla di particolarmente rappresentativo. L'evento reale di oggi è il breakout di questo supporto dinamico di medio lungo, il breakout che ci ha portato a posizionarci in edging. Ricordate che sul Bund Daily siamo long, siamo quindi entrati in copertura su time frame più bassi, manteniamo per il momento la copertura, che magari vorremmo vedere arrivare in questa zona dove si realizzerebbe l'ennesimo potenziale pullback, quindi area 139,50, dove magari sarebbe opportuno rivalutare la posizione nella sua completezza, anche in ottica di lungo termine. Allo stato attuale siamo neutrali sia sul dollaro yen che sul Bund, perché le previste coperture dinamiche in tempo reale, che sono un po' la matrice di questo secondo upgrade che nasce su Trading Time, sono già entrate in posizione e mi sembra che stiano per il momento proteggendo bene l'operatività, soprattutto sul Bund e fino a qualche ora fa anche in maniera molto efficace sul dollaro yen. Passerei quindi ad andare a dare un'occhiata al DAX, eccolo qui, è veramente il titolo sull'orlo del baratro se vogliamo, perché posto che riconoscete tutti oramai questo prolungato canale rialzista, ha fatto ancora poco, quindi se volesse avrebbe ancora molta strada al ribasso. In questo momento si è fermato in un trend rialzista secondario, che è questo piccolo canale che vi sto evidenziando. Eccolo qui. Anche lui ha subito gli attacchi speculativi in queste ore, però notavo che durante la notizia si è fermato con estrema precisione su questo supporto dinamico e di buon auspicio per vedere un eventuale rimbalzo. La cosa che lascia perplessi è palesemente il fatto che allo stato attuale non ci sia pressione in acquisto, così come fino a poche ore fa non si rilevava mai pressione in vendita. Quindi stiamo lavorando in questo momento su supporti tecnici, stiamo però attenti perché se il DAX molla questo primo supportino dinamico di medio breve termine, la prossima discesa in area 8.008-8.070 per poi andare eventualmente ad approfondire verso area 8.006, dove, per assurdo, lo so che sembra difficile da pensare, non avverrebbe nessuna mutazione dello stato dell'arte attuale sui mercati, perché come vedete raggiungere l'area 8.006, se anche fosse, rappresenterebbe null'altro che il test della base inferiore di questo prolungato canale rialzista. Quindi al momento sono solo liquidazioni, sono prese di beneficio, prese di profitto, chiamatele come preferite, ma null'altro di più. Ciò detto, ritorniamo un attimo sul Bund dove Luca mi dice, non avendo la primaria posso entrare ora con la secondaria? Bene, dovevi entrare sulla secondaria in short allorquando ha rotto la trend line al ribasso. Adesso Luca ti consiglio di entrare o sulla forza, quindi in caso di rottura dei minimi odierni, o viceversa, qualora faccia un piccolo pullback, se ti andasse a matchare, a toccare di nuovo la trend line di supporto. Non entrerei adesso dove buona parte della strada è stata già fatta e quindi il tuo intervento sarebbe palesemente tardivo. Quindi aspetterei un attimo e pazienterei per cercare un punto di ingresso più interessante. Ci segnalava Doriano un 38,2 di Fibonacci sul DAX, andiamolo a vedere tutti quanti insieme, mi fa piacere che siate tutti utilizzando questi riferimenti operativi che sono una matrice fondamentale allorquando si parli, scusatemi, probabilmente avete tracciato l'intero trend. Da dove lo avete tracciato questo 38,2? Toglietemi questa curiosità. Qual è il minimo che avete preso? Aspetto una risposta perché ne parla sia Doriano, me ne accennava prima anche un altro utente del 38,2 sul DAX, quindi se mi dite da dove lo avete pescato come punto di riferimento di partenza, forse questo?
Sì, sicuramente è questo, eccolo qui, il riferimento di Doriano, quindi l'ultima gamba rialzista del DAX, perfetto, l'importante è sapere su quale logica ci posizioniamo. Sì, bravo Doriano, è un quasi, direi un quasi perfetto 38,2, è mancato davvero pochissimo, però possiamo dire decisamente che sia una situazione tecnica molto ma molto interessante. Quindi abbiamo un 38,2 di Fibo, abbiamo anche un bel supporto dinamico di medio-lungo termine. Non c'è dubbio a questo punto che se il DAX molla il minimo di oggi, domani uno short grande come una casa, viceversa è qui che deve trovare la forza per reagire e per spingere un po' al rimbalzo. Andiamo a dare un'occhiata invece all'euro-dollaro, che probabilmente è stato il movimento che più mi è piaciuto, perché in parallelo rafforzamento al dollaro americano, l'euro-dollaro giustamente è sceso al ribasso, ha fatto velocemente il primo supporto dinamico, che era quest'area 1,3550. Per il momento sta decelerando, vi ricordo che secondo me il prossimo supporto è in area 1,35, quindi potenzialmente di spazio ribassista ce n'è ancora, è a stretto giro, quindi i fasci di supporto allo stato attuale sono 1,35 e successivamente 1,34,60-70, quindi dai livelli attuali ci sarebbe ancora una figura al ribasso. Da notare che al momento la decelerazione dell'euro si sta un attimino affievolendo, mi sembra anche che contro yen il dollaro stia leggermente perdendo terreno. Ricordate sempre che questo scenario potenzialmente ribassista, in cui noi crediamo da diverse ore, verrebbe palesemente meno allorquando l'euro dovesse riuscire a chiudere sopra area 1,36 stabilmente, no? Perché a quel punto ci sarebbe il breakout rialzista dell'euro con negazione totale di questa dinamica potenzialmente ribassista. Quindi occhio nelle prossime ore al primo supporto dinamico in area 1,35, quindi abbiamo veramente un box di una figura piena, e alla prima resistenza in area 1,36, a quanto pare, semplicisticamente parlando, sarà la rottura di uno di questi due livelli, di queste due cifre tonde, a darci un po' il sentimento operativo delle prossime ore. Per il momento rimaniamo anche sull'euro in attesa, anche se la predisposizione, dopo aver visto testare con successo per diverse volte anche questa resistenza dinamica di breve, la predisposizione sarebbe per una vendita di euro e un acquisto di dollari. Sta di fatto che se il mercato azionario continua a scivolare al ribasso, anche la forza del dollaro verrebbe probabilmente condizionata in direzione a noi potenzialmente non favorevole. Quindi occhio anche all'euro-dollaro, il movimento dell'euro-dollaro peraltro lo vediamo anche con questo multi-equinasci, eccolo qui, lo vedete, è un po' frastagliato, meno palese di quanto appariva ancora una volta il movimento del gold, passiamo da time frame bassi, vedete la grande discesa in M15, discesa avvenuta appunto in concomitanza col dato macro. In M30 ancora più palese questa situazione, in H1 lo vedete molto ma molto confuso lo scenario complessivo, in H4 come vedete l'euro-dollaro è ancora in una dinamica rimbalzista e perderebbe decisamente terreno, come abbiamo visto sull'altra rappresentazione grafica, allorquando dovesse scivolare sotto area 1,3450, non prima. Diciamo che 1,3450 è lì che aspetta un po' a braccia aperte quella che potrebbe essere l'evoluzione delle prossime ore da parte del mercato. Ok? Quindi siamo d'accordo anche sull'euro-dollaro, abbiamo dato un'occhiata approfondita, ribadisco i concetti, dollaro-yen deve superare 102,75 per parlare di scampato pericolo, il Bund, eccolo qui, si approssima a 140,59, se rompe i minimi odierni è da shortare con potenzialmente ancora una figura al ribasso, noi siamo già in posizione di short hedging, quindi va bene così. Il DAX sta cercando di mantenere al di sopra di area 9100, se lo rompe è un segnale molto ma molto ribassista ancora. L'euro-dollaro, vedete, non sta più scivolando al ribasso, ma sta di fatto che coerentemente con lo scenario rimbalzista post-dato sta decisamente perdendo terreno. Diamo un'occhiata anche al petrolio, l'operazione più brillante degli ultimi 10-15 giorni, veramente un gran gain, lo abbiamo chiuso molto bene stamane, in verità ne abbiamo chiuso metà stamattina presto e metà nel primo pomeriggio, portando a casa un guadagno da area 93,50 fino a 97, direi non male, decisamente sorpresi per questo grande gain in quanto a velocità di realizzazione, una volta tanto una sorpresa positiva in un periodo decisamente avaro di soddisfazioni. Portiamo a casa questo risultato, monitoriamo la situazione perché non credo onestamente che sia un fuoco di Puglia,
sono in Puglia, quindi era una battutaccia, non credo che sia un fuoco di paglia, presumo che il petrolio sia destinato appunto ad apprezzarsi, ma è palese a questo punto la situazione di ipercomprato di breve e quindi vorrei cercare eventualmente di intercettarlo un po' più in basso, magari che so io in area 95-95-50 dove c'è stata una zona di congestione abbastanza elevata, potremmo decidere di pizzicarlo nuovamente al rialzo. Questo sempre compatibilmente col fatto che questa valutazione possa essere corretta anche allorquando rivedremo e riaffronteremo la situazione. Diamo quindi un'occhiata, se volete, anche ad altri grafici operativi. Questa è la rappresentazione con l'FX Correlator, o meglio con l'overlay chart, di quella che è la forza relativa in questo momento espressa da parte dell'euro-dollaro e della sterlina. Quindi andiamo a vedere in spread che stanno combinando. È un grafico a 15 minuti, quindi vi rappresenta i recenti scostamenti. Innanzitutto se la sterlina è quella in giallo-verde, quindi è evidente quanto i due cambi viaggino parallelamente con piccoli passaggi di forze e di consegne negli ultimi tempi. Se invece andiamo ad allargare lo scenario, possiamo appunto notare, questo è un grafico H4, quanto il box di spread fra i due si sia allargato, palesemente più forte la sterlina. Se avessimo aperto ad esempio un'operazione in spread trading nel punto zero qui e avessimo comprato sterlina, avremmo avuto un gain di questo tipo sulla sterlina e un piccolo ma modesto loss sull'euro e quindi avremmo guadagnato questo box di spread, questo sarebbe il gain. Quindi palese comunque in ogni caso, allo stato attuale, quanto la sterlina da un certo periodo a questa parte, scusatemi, sia decisamente più forte dell'euro-dollaro. Guardate che ascesa realizza la sterlina e palesemente che fase invece di minore diciamo così, forza relativa caratterizza l'andamento dell'euro. Molto utile questa visualizzazione per avere un impatto immediato di quello che è il rapporto di forze. In passato, come notate da quest'altra situazione tecnica, invece il rapporto di forza era completamente invertito e premiava invece l'euro che era palesemente più forte della sterlina stessa. Ciò detto, diamo anche un'occhiata, scusatemi, all'andamento. Mi chiede Gianluca come fare questa sovrapposizione, è un piccolo programmino che si chiama Overlay Chart, magari Gianluca puoi chiedere al nostro support di rilasciartelo e saranno ben lieti di mettertelo a disposizione. Detto ciò, avevo fatto lo stesso studio fra il Bund e il DAX, anche in questo caso il DAX lo vedete in bianco-nero, la cosa che mi è balzata agli occhi, come potete notare, è che se fino a poco tempo fa viaggiavano in maniera diametralmente opposta, vedete uno saliva e l'altro scendeva, anche su un grafico velocissimo, stamattina stanno venendo tutti e due giù, quindi un evidente disallineamento intermarket. Se andiamo però ad ampliare lo scenario, ci portiamo già su un H1. Ecco, vedete, notate che salvo l'anomalia degli ultimi tempi, fra i due si sono sempre create situazioni di opposto. Qui abbiamo il Bund che sale, il DAX che scende. Negli ultimi tempi, DAX che sale, Bund che sale, un po' l'anomalia intermarket che è stata introdotta dalle recenti politiche monetarie di Mario Draghi. Così, un modo per guardare i mercati in maniera alternativa e capire anche perché e per come si muove in un certo modo. Ciò detto, andiamo a dare un'occhiata velocemente anche all'AUD USD, come ci chiede Gianluca, no Silvano, eccolo qua. Su AUD USD palesemente la situazione è ribassista, non riesce a recuperare terreno al rialzo, lo vedete, rimane orientato in una dinamica short, ha mollato peraltro il supporto dinamico di lungo termine, quindi palesando una incapacità in questo momento ad attrarre flussi di compratori, lo vedete, era un bel supporto molto interessante, ci abbiamo anche lavorato. Per il momento pare che non abbia nessuna voglia di, infatti io vado a chiudere anche la mia posizione perché è palesemente contraria al mercato, via a casa. Eccola qua, la chiudiamo immediatamente. Come vi dicevo, per il momento non sembra palesare nessuna buona volontà rimbalzista, il segnale ritornerebbe ad essere un potenziale falso breakout solo qualora, ma per il momento così non sembra, il mercato riuscisse a riciclare al rialzo chiudendo sopra l'area 90-70. Al momento non ho assolutamente questo tipo di sensazione, quindi direi che si fa fatica a shortare un titolo dopo che ha perso così tanto, ma sicuramente non sembra la condizione ideale per comprarlo, quindi ne starei abbastanza alla larga. Anche a livello di divergenze o altri aiuti a livello intermarket non abbiamo grandi situazioni.
Tra le altre cose, vi faccio notare, eccolo qui, trascinando l'AUD/USD sulla nostra rappresentazione di breve termine, eccolo qua, guardiamolo sui soliti time frame, guardate, in H4 è tutto rosso, scaliamo in H1 è ancora orientato tutto al ribasso, se andiamo in M15 si nota un tentativo di inversione, ma come vedete palesemente il grafico è ancora in una dinamica short. Ciò detto, dopo l'AUD/USD volevo dare un'occhiata all'EURAUD e qui è stata un po' la sorpresa, sono rimasto un po' spiazzato da questa forza mattutina di questo grafico. Mi sembrava molto interessante il doppio massimo che si vede su scala temporale di lungo, sto cercando di rappresentarvelo, un po' di pazienza. Eccolo qua, mi sembrava particolarmente interessante questa zona di congestione. In alto, lo vedete, stanotte per il momento l'ha un po' violata, adesso sembrerebbe andare a chiudere al di sotto di quest'area di resistenza. Se ciò succedesse, chiaramente l'ipotesi di un falso breakout e quindi la potenza di un eventuale spread trading ribassista si ripristinerebbe in pieno. Al momento mi sembra che sia tutto in fase di, come dire, di evoluzione, niente di chiaro e niente di tranquillo, almeno sul fronte spread, con l'euro GBP che continua a scivolare, a premiare sempre la sterlina. Quindi mollando definitivamente ogni ipotesi rialzista, almeno nel breve, e anche l'EURAUD che come vedete non mi sembra che dia segnali particolarmente confortanti. Noi abbiamo ancora lo spread toro attivo su questa posizione, quindi pronto ad entrare al ribasso, ma per il momento come vedete sta palesemente rimbalzando. Importante anche dire, abbiamo chiuso anche l'operazione short sullo USA 30, ossia il Dow Jones. Anche questa è stata una buona operazione, l'abbiamo strutturata in H1, buon gain, si sta creando un bel rimbalzo adesso sul Dow Jones, è arrivato un nuovo dato macro, andiamo a vedere che cosa sta succedendo sugli altri mercati, dollaro yen in recupero, Bund ancora lì stabile, DAX in recupero, vedete, bella candela di accelerazione del DAX, speriamo continui, euro dollaro invece timidamente in recupero, quindi non mi sembra che il dato stia muovendo più di tanto il dollaro. Mi sembra invece che stia producendo degli effetti sugli listini azionari, quindi che credo che sia un dato particolarmente positivo. Giorgio mi dice, vorrei un pietro grintoso. Su AUD/USD weekly siamo sul supporto dinamico? Lo so che mi vorreste grintoso, però lo sarò domani durante l'evento di MetaTrader Academy, ho bisogno di risparmiare un po' di voce. A parte gli scherzi, sono molto grintoso, i mercati mi piacciono tanto. Vedere questo rimbalzo del DAX su questo dato è molto, ma molto importante, attenzione, è un rimbalzo bello potente, è un rimbalzo bello potente, il dato è brutto, come dice anche Ettore, in effetti leggendolo non mi sembra particolarmente interessante, però oramai sembra che si vada sempre in totale contraddizione. Rimbalza il dollaro yen, confermo, il Bund stabilizza, il DAX mi sembra palese che stia rimbalzando, l'euro dollaro rimbalza anche lui, il che è assurdo. Veramente non si capisce più niente, anche l'australiano si mette a rimbalzare, guardiamo il Dow Jones che sta facendo, eccolo qui, anche lui è in recupero. Un'occhiata al petrolio che rimane stabile assolutamente, ecco l'EURAUD che rimane stabile, il dato più evidente direi è il rimbalzo sia chiaramente del petrolio, oh, perdonatemi, il dato più evidente è il rimbalzo palesemente sia da parte del DAX che del Dow Jones, quindi vediamo un po' se sull'ITA 40 riusciamo a trasmettere, eccolo qua, occhio, questa è la situazione importante di oggi per il mercato azionario italiano, ecco la resistenza di lungo con i tre Heikin Ashi, abbiamo un tentativo di recupero di area 18.250, sapete, eccola qui la candela di accelerazione abbastanza potente, questa è la resistenza su cui lavoreremo nelle prossime ore, un'eventuale chiusura sopra 18.3 ripristinerebbe potenzialmente un clima positivo su Piazza Affari. Ne parliamo fra un pochino nell'azionario. Quanto a Giorgio che mi chiedeva di essere grintoso su AUD/USD, non so cosa intenda lui per grintoso, però oggettivamente anche se vado su Weekly, Giorgio con tutta la buona volontà quel supporto l'ha rotto. Giorgio probabilmente fa riferimento a un altro supporto di lungo, forse sta osservando quest'area supportiva. E in questo caso il supporto è ancora più lontano, almeno a mio parere, quindi occhio perché non ci sono i presupposti al momento per entrare in posizione long. Bene,
decisamente ribadisco il concetto, mi dispiace, ma non vedo l'australiano, se non in logica speculativa, da comprare. Almeno per il momento non mi sembra che abbia questa impostazione. Quindi ritornando ai nostri grafici, dollaro yen in fase di recupero, ricordate 75 da prendere. 75. Da recuperare come livello tecnico importante, un Bund sopra area 140, sotto area 140-55 sarebbe un Bund da vendere a mani basse, il DAX è davvero poderoso, il recupero, il rimbalzo molto buono, l'euro dollaro stranamente recupera su questo dato, in effetti il dato non è stato buono ma a quanto pare è stato analizzato positivamente dai mercati azionari, il petrolio stabilizza lì, il Bund come abbiamo già detto sta recuperando stranamente. Diamo un'occhiata sempre al Dow Jones che ha fatto una bella candela di accelerazione, l'ITA 40, eccolo qui, è arrivato a 18.250, ci siamo, punto di contatto importantissimo, occhio a cosa succede all'ITA 40 perché adesso è sotto resistenza, sotto scacco, qui o reagisce o affonda pesantemente, così come il DAX ovviamente, l'AUD/USD tenta timidamente di rimbalzare, ma non mi sembra che sia chiaramente in una condizione tecnica particolarmente interessante. Euro yen, divergenza ribassista ma non molto profonda, occhio se fa 137,90, 138, occhio anche all'argento che sta recuperando dall'ipervenduto insieme al gold, ma questo è un recupero squisitamente da ipervenduto perché a livello di motivazioni pratiche doveva schizzare alle stelle nelle ore passate, non farlo adesso quando i mercati azionari stanno rimbalzando. In ogni caso l'argento è probabilmente fra i metalli preziosi il grafico che più attira la mia attenzione e direi di monitorare con attenzione un'eventuale chiusura sopra area 19,70. Siamo quindi sul New Zealand, anche qui situazione neutrale, siamo in mezzo al guado, niente di particolare, Eurocad che si appresta secondo me ad andare a fare per la quarta volta la base superiore di questo canale, quindi attenzione a mettercisi contro, sterlina dollaro, vedete, leggermente timida ma è potentissima, solo se chiude sotto area 1,63 possiamo iniziare a parlare di una sterlina che si indebolisce, non al momento. L'Eurostock ha recuperato dopo i minimi odierni e sembra voler andare a fare un pullback in area 3050. Per questa piattaforma al momento è tutto, andiamo a passare sulla seconda piatta, quella in cui usiamo la Pro Real Time, che dedichiamo tradizionalmente all'analisi dell'azionario, a vedere velocemente, ma non in maniera approssimativa, ci mancherebbe, quelle che sono le situazioni tecniche più interessanti anche su questo settore del mercato, l'azionario interessa tanti soprattutto in queste ore, quindi è doveroso dare la giusta attenzione. Partiamo dall'ITA 40 che riduce molto le sue perdite, passa da un meno 1 abbondante a un più modesto meno 0,59 almeno al momento, palesemente siamo nella parte bassa di questo canale ribassista. Quindi dal punto di vista pratico attenzione perché siamo nella parte bassa del canale, stiamo comunque lavorando sulla debolezza, anche se si sta presentando, eccola qui, una bella divergenza rialzista sull'ITA 44 ore. Direi che è molto interessante, timida ma c'è, quindi divergenza long sull'ITA 44 ore, occhio, come vi dicevo poc'anzi nell'altra, usando la piattaforma MT4, è subordinata alla potenzialità di questo rimbalzo, lo vediamo su un grafico più di breve, magari in H1, eccolo qui, la possibilità che questo rimbalzo abbia una logica e una possibilità di invertire la tendenza attuale è subordinata al recupero pieno di area 18.3-18.3.50, quindi non prima, fino ad allora chiaramente avremo squisitamente un impatto da ipervenduto e nulla di più. Molto importante per le ore 16, come giustamente, 16.30 meglio, come giustamente ci fa notare Paolo, il dato, l'importante news sulle scorte petrolifere che ha un po' come dire, movimentato il mercato in queste ultime ore, faccio notare quanto è stato preciso l'ITA 40, guardate, davvero perfetto, facciamo un po' di pulizia, forse lo notate un po' meglio se vado a pulirvi un po' lo scenario tecnico, eccolo qua, abbiamo rotto al ribasso il canale, questo lo sappiamo. Allo stato attuale, guardate, stiamo lavorando palesemente in questo canale ribassista ed è stata rispettata con estrema precisione la base inferiore dello stesso con creazione di divergenza long. Quindi possiamo dire che se il mercato qui dovesse decidere di rimbalzare questo è il momento migliore per comprare?
Possiamo dire che il DAX in questo momento torno sull'altra piatta, sta rispettando con precisione chirurgica il primo supporto dinamico di lungo, mettendo a segno una bellissima reazione, ragazzi, sta recuperando quasi 60 basis point, direi che possiamo dire anche questo. Andiamo a dare un'occhiata alle blue chips, allora, vediamo assicurazioni generali, che perde lo 0,60, rimane neutrale, niente di particolare, volumi non particolarmente corposi. Andiamo a dare un'occhiata a Nedel, che mi sembra stia recuperando dai minimi di giornata. Eccola qui, ha messo in discussione stamattina la base 3,13, adesso la sta recuperando, disegnando una leggera divergenza rialzista, quindi iniziano a fioccare le divergenze rialziste, occhio, stiamo attenti. Eni, questo è molto bello perché Eni ha fatto con precisione chirurgica per l'ennesima volta 17, 17 è una cifra psicologica e tecnica importante per Eni, è anche il 50% del ritracciamento complessivo, occhio ad Eni. Probabilmente la blue chips su cui se si vuole provare a intercettare un rimbalzo è quella fra le più interessanti. Guardate, un perfetto 50% di Fibonacci, neanche a farlo apposta, veramente a cercarlo non ci si riusciva. Peraltro ricordo quanto la soglia dei 17, lo vedete anche qui, guardate quante volte Eni ha impattato in area 17. Quindi non è una soglia, guardate quante volte l'ha fatto in questa fase, poi l'ha breccata e adesso sta ricontinuando a testarla. Quindi soglia tecnica e psicologica su Eni da non trascurare, peraltro è un 50% di Fibonacci. Quindi occhio perché forse Eni inizia ad essere comprabile, sta disegnando anche divergenza rialzista. Fiat, che ha girato potentemente al rialzo dopo aver fatto un doppio minimo a 5,50, anche questo doppio minimo molto interessante su Fiat. Guardate, estrema precisione, sono riapparsi i compratori, vediamo cosa succede, ma nel brevissimo dovrebbe avere la forza per impattare abbastanza rapidamente area 5,85, sempre se il rimbalzo si conferma. Finmeccanica, che invece rimane al di sotto della sua trend line di resistenza, ed è secondo me neutrale, graficamente parlando. Intesa San Paolo, il miglior bancario del momento, l'unico che sta cercando di non mollare la presa su questo canale laterale rialzista che prima caratterizzava anche il nostro FTSE MIB, come vedete è vicinissimo a rientrare all'interno del canale andando a palesare un falso breakout. Vediamo se ci riesce, visto che siamo ancora long su questo titolo. L'ITA 40 ci siamo già espressi, diamo un'occhiata a Luxottica. Eccola qui, ha rotto al ribasso area 37 per azione. Ricordate, vi parlavo in passato di area 35, credo proprio che ci voglia andare. Peccato aver chiuso lo short, ma l'analisi era corretta. Mediobanca invece un po' la delusione, sembrava farsi trascinare positivamente dall'euforia dell'altro giorno, un po' su generali, invece come vedete ha rotto al ribasso la trend line supportiva, anche lei è un po' la caratteristica di molti titoli, stanno tutti segnando delle potenziali situazioni di inversione, no? Quindi dal punto di vista pratico mi sembra che un po' tutti i titoli stiano cercando dei punti di doppio minimo, delle divergenze per rimbalzare, non stiano cercando, si sono create questa tipologia di situazioni tecniche, però chiaramente tutto è subordinato a un andamento complessivo dei mercati. Su Eni, mi chiede Renato, lo stop dove lo piazzerei? Assolutamente subito sotto 17, Renato, è un tentativo che vale la pena di percorrere con questo rapporto rischio-rendimento. Perso questa opportunità non avrebbe più senso. Qui lavoriamo sulla soglia tecnica e sulla divergenza e anche sulla soglia psicologica. Può avere buone potenzialità di andare velocemente verso 18,80, 18,75. Detto d'Intesa San Paolo che è il più bello dei bancari, ma adesso deve tirar fuori le unghie e riaccelerare al rialzo. Detto di Mediobanca, diamo un'occhiata ad STM che si è rimangiata il mega rimbalzo da 5,55 ma rimane ancora leggermente positiva. Ce le ho ancora in portafoglio e le tengo. Rimane per me immutata l'ipotesi che in caso di buon andamento complessivo dei mercati STM possa fare 6,40. Comunque il rapporto rischio-rendimento qui è ancora molto premiante. Diamo un'occhiata anche a Saipem, che è sotto area 16, eccola qui, vedete, non mostra segni di recupero, probabilmente troverà forza a 15,25, 15,30. Ecco anche Snam Rete Gas, che perde oggi l'1,13, ma è ben lontana dal suo supporto dinamico di breve, che è in area 3,76, 3,77, quindi per il momento direi che non ci sono situazioni tecniche particolari. Vediamo se c'è quest'altro supporto, con calma, eccolo qui, sì, c'è un piccolo supporto di breve prima, però l'area di accumulo mi sembra palesemente 3,76, 3,77. Andiamo a dare un'occhiata anche a Telecom Italia,
che è un po' stata trascinata al ribasso da questa situazione complessiva, ma lo vedete, rimane inserita in questo wedge perfetto. Peccato che l'altro giorno sia arrivata da un passo da sfiorare il nostro target, siamo ancora in posizione, veramente una gran rottura di scatola. A questo punto però per tutti gli abbonati al nostro portafoglio Azionari Italia sia chiara una cosa, il target andrà adeguato perché se Telecom dovesse trovare la forza, dovesse di resistere su questo supporto dinamico, è evidente che non le mollo più per chiudere a 0,73, ma a questo punto sarebbe un classico breakout di una dinamica di prosecuzione, quindi una figura di prosecuzione, e quindi in questo caso andremo a ricalcolare i target su livelli molto ma molto più soddisfacenti. Ripeto, ed è opportuno evidenziarlo, se dovesse rimbalzare con decisione. Tenaris, abbiamo provato a inserirlo in portafoglio stamattina, lavorando un po' come facemmo in passato su questo canale laterale ribassista che avevamo individuato anche su STM. All'improvviso è arrivata debolezza ulteriore sul titolo, vediamo, siamo a un filo dall'essere sbattuti fuori. Infine Unicredit che, come Intesa San Paolo, si mostra tonico come bancario e la migliore blue chip del listino oggi, quindi mi sembra decisamente, scusatemi, molto ma molto interessante. Andiamo a dare un'occhiata velocemente anche ai principali titoli del listino, mettendoli come sempre in ordine di migliori e peggiori. Guardiamo i migliori. Nella top 10 abbiamo Fiat, vediamo anche Pirelli, Fiat l'abbiamo già vista, ecco Pirelli che rimbalza sulla base inferiore di questo canale rialzista, interessante anche Pirelli, Diasorin è troppo sottile, vediamo Banca Mediolanum, eccola qui, niente di particolare direi, anzi puliamo un po' il grafico da questa vecchia trend line di resistenza, direi che invece è più logico ipotizzare questo wedge su Mediolanum, occhio, Mediolanum sopra 6,6 è da comprare, mettiamo un bell'alert. OK, vediamo Popolare di Milano che peraltro stamattina mi veniva caldeggiata dal nostro ufficio studi, direi che è ancora inserita in un contesto palesemente ribassista, è sotto resistenza, qualora rompa al rialzo quest'area di resistenza probabilmente può essere un titolo da comprare, ma non prima. Scusate, ho fatto un errore nel piazzare l'allarme. Eccolo qua, lo mettiamo su questa trend line. Ci ho detto, abbiamo ancora Unicredit, l'abbiamo vista prima, Azimut Holding, risparmio gestito, che sta viaggiando abbastanza bene, anche lei sopra 19 è un buy. Mettiamo un bel alert, perché no? Proviamo a comprare sulla forza se arriva, piuttosto che sulla debolezza. STM già commentata, idem dicasi per Saipem che ritorna in area 15,98. Fra i peggiori del listino, purtroppo ancora una volta Monte Paschi Siena perde il 5%. Guardate che figura tecnica veramente, guardate che figura tecnica inguardabile, decisamente inguardabile. Rimane ancora immutata l'ipotesi che possa chiudere il gap a 0,1980. Sta disegnando forse una potenziale divergenza rialzista. Forza Siena, dice Paolo, sì, calcisticamente parlando. In effetti ieri è stata una buona giornata per i conori senesi, meno direi per la banca toscana. Eccola qui. Detto questo, questo è Autogrill, sporchissimo. Diamo un'occhiata a Mediaset, parlavamo di area 3 ieri, ricordate? Dove si trovava un bel supporto. Lo abbiamo sfiorato sulla debolezza di oggi, ma non ancora raggiunto, quindi per il momento nulla di fatto. Sì Paolo, non scadiamo in politica. Sì, l'ennesimo buco in cui paga Pantalone, sono d'accordo con te. Direi che per il momento a livello di blue chips l'analisi mi sembra abbastanza completa. Adesso vorrei fare con voi una panoramica anche su altri cross che abbiamo trascurato, non prima di rivedere che fa Milano, occhio Milano 18,3 quasi, quindi rimbalzo assume concretezza, vediamo il DAX, DAX è passato a meno 0,60, era sotto il meno 1 oggi, anche lui rimbalza, vediamo Parigi. Parigi è ancora palesemente in fase di recupero, però vedete che cosa aveva rotto al ribasso, che grande ondata ribassista c'è stata, anche Parigi si è aggrappata a questa 400, niente di significativo. Vediamo anche il Francoforte, scusatemi, cosa succede negli Stati Uniti con lo Standard & Poor's 500, grande recupero dell'S&P, sfiorato, veramente sfiorato da questa ondata ribassista, niente di più, non è andato a fare neanche 1780, dove avevamo un palese supporto statico. Vediamo il Russell che stamattina aveva una bruttissima faccia e ora fa un più 0,45, addirittura positivi gli americani. Anche lui, ecco il Russell è stato perfetto, pullback perfetto sulla vecchia trend line di resistenza e poi buy long,
quindi direi che graficamente è molto ma molto pulito. Diamo un'occhiata anche al Nasdaq che segna un più modesto 0,29. Eccolo qui e si appresta ad attaccare di nuovo i 3,5 fregandosene del ribasso, scusate l'eufemismo. E infine il Dow Jones che, come vi dicevo, è il partito decisamente di Buzzo Buono, disegna figura di rimbalzo e probabilmente potrebbe riandare a vedere velocemente area 16,2 se tutto si confermasse. Diamo un'occhiata a questo punto alle altre valute, mi arrivano molte richieste da parte vostra. Questo è il dollaro franco-svizzero, davvero singolare. Il movimento del dollaro franco-svizzero continua a, vedete, a rimbalzare su questa vecchia trend line di resistenza. Guardate, è impressionante quante volte l'abbia toccata per poi reagire. Diventa palesemente molto forte qualora superi 91,15. Audi New Zealand, vediamo fra i due qual è quello più forte. Palesemente il New Zealand, vedete come scivola verso il basso il rapporto, non si trova appunto un punto dove i due possano riprendere a salire. Abbiamo provato più volte a intercettare un eventuale rimbalzo, barra inversione, ma sembra proprio che non sia aria e che il dollaro australiano sia decisamente più sotto pressione di quello neozelandese. Questa è veramente una figura che poi invoglia a dire basta, troppi calcoli, super trend dei chinaci tutta la vita e via dicendo. Arrivo Renato anche su questo, ammesso che sia l'esperto sulle patrimoniali. Il Silver, bravo Paolo, sta facendo la stessa cosa, è vero. Parlava Paolo ovviamente del dollaro franco-svizzero, quindi di questa figura un po' particolare. In effetti, fateci caso, questo è il grafico del Silver, aspettate che ve lo trovo, eccolo qua, guardate, identico. Il Silver sta rimbalzando sulla prima trend line che ha rotto. Veramente pazzesco il parallelismo tra questi due grafici, davvero impressionante. Ci ho detto, sì, sembra davvero una fotocopia, bravo Paolo. Paolo mi dice, una domanda, il mio Equinasce ha quattro valori in input, in quale inserire il 21? Nel secondo, Paolo, sempre nel secondo, gli altri tre lasciateli stare, non toccate nel primo, nel terzo e nel quarto e mettete 21, 34 o 55 o altri numeri che volete voi, solo nel secondo parametro. Ci ho detto, diamo un'occhiata, dicevo, all'Australian dollar, qui Giorgio mi invitava ad essere più aggressivo, ma onestamente non ce la faccio, ha rotto per me. Via alla larga per il momento almeno. Vediamo Euro-AUD che si mantiene leggermente al di sopra di quel doppio massimo di cui parlavamo in apertura. Eccolo qui, questa situazione tecnica che aveva un po' spinto ad ipotizzare anche la divergenza ribassista, uno short selling in spread. Per il momento vedete sta rientrando, quindi forse è un falso breakout e ci premia nelle prossime ore. Al momento siamo flat. Euro-CAD è ancora lontano da area 1,4650 che è il suo target rialzista, lo vedete questo perfetto canale sull'Eurocad. Euro-Yen presentava una bella divergenza short, non so se poi col dato negativo sull'euro ha iniziato a lavorare, in effetti sembra di sì e potrebbe arrivare abbastanza velocemente in area 137,50, quindi perdere ancora una figura e mezzo. Euro-New Zealand, come vedete, in pullback perfetto, qui forse domani ci apprestiamo a fare uno spread. Sì, dall'Euro-AUD siamo fuori per il momento, Doriano, perché la nostra idea era only short, quindi nel momento in cui si è girato al rialzo ci siamo flattati. Questo è l'euro-dollaro che secondo me può arrivare facilmente in area 1,3450, se continua questa potenziale inversione dei mercati azionari, idem dicasi la sterlina potrebbe ritornare a 62,50, ma ripeto, dipende dall'azionario, non certo dalla forza dell'euro. New Zealand USD in zona neutrale, nulla di fatto, ma rimane inserito in un contesto laterale ribassista. Questo è il dollaro yen che deve attaccare 102,75 per poter invertire nuovamente al rialzo. Al momento è vicino alla base inferiore di questo canale ascendente. Infine euro GBP, a cui dedichiamo un approfondimento un po' più chiaramente curato, perché sta tentando di rimbalzare. Come notavamo, a differenza di quello che ci faceva vedere la piattaforma MetaTrader 4, in questo caso EURGBP, lo vedete palesemente sulla base inferiore di questo canale, di questa fase di decelerazione, un'eventuale rottura al rialzo di questa resistenza di breve sull'EURGBP, su cui metto allarme, quindi un'eventuale rottura di area 0,8320, 0,8330, mi porterebbe a pensare che sia arrivato il momento chiaramente di intervenire ancora long di euro vendendo sterline, però al momento, ripeto, siamo ancora a favore di sterlina. Almeno questa è la mia
rappresentazione. Russell rimbalza sul dinamico, sì Flavio, l'abbiamo visto poco fa, è stato perfetto il rimbalzo del dinamico del Russell, forse fra gli indici americani quello che in questo particolare momento è stato più preciso graficamente, guardate che bel rimbalzo, 1, rottura al rialzo e pullback perfetto sul dinamico, davvero molto ma molto preciso, quindi non solo il supporto ma anche la vecchia trend line di resistenza. Alessandro mi dice, Australian Dollar Yen, non ce l'abbiamo, Alessandro sei riuscito a trovare in 10 valute una che non avevamo, ti ringrazio per aumentare sempre il numero delle valute da analizzare, eccola qua, Audi Yen, occhio allo spread in questo caso, ragazzi, non dimenticate di lavorare su valute con spread decenti, altrimenti ci rimettete le penne, vi sembra di lavorare su mercati efficienti, ma non lo sono. Allora, dal punto di vista pratico, quello che vedo subito è questa grande area di resistenza, molto precisa, salvo uno sbaffo un po' leggero, una bella zona di supporto statico, bravo Alessandro, molto bello, decisamente molto interessante il grafico in ottica speculativa, quindi al momento sta su un perfetto supporto statico, più che guardare un dinamico mi sembra che sia molto rappresentativa Alessandro questa situazione tecnica, quindi darei molta importanza a questo triplo minimo che sta facendo, dopodiché chiaramente se lo dovesse breccare, stante un'inclinazione ribassista dei massimi che sono decrescenti, sicuramente uno short, almeno questa è la mia idea, quindi guarderei proprio i minimi di giornata e una chiusura al di sotto degli stessi mi porterebbe a fare short. Paolo mi porta a una considerazione filosofica delle 16:27. Lui dice, più guardo i grafici, più penso che l'analisi tecnica oramai non la fa più nessuno. I larger muovono il mercato e i piccolini come noi tiriamo linee che ci fanno guadagnare. Beh, diciamo che non facciamo noi il mercato e cerchiamo attraverso trend line e tessimilibus di interpretare da che lato va, volendo fare un'interpretazione più coerente e ricollegabile alla realtà che viviamo. Aspettiamo il dato sulle scorte di petrolio delle 16:30 che dovrebbe appunto impattare pesantemente sull'andamento dell'oil, vediamo se fa girare il mercato, nel frattempo ridiamo un'occhiata veloce al nostro FTSE MIB che mi sembrava un buon recupero, direi di sì, ha rotto 18,3 anche, vediamo se sta rompendo al rialzo la trend line in H1, guardate che bella inversione caratterizzata ancora una volta da una divergenza long, vediamo il listino come si sta muovendo, se ci sono dei titoli più potenti degli altri nella fase di inversione, vediamo quanto verde c'è, eccolo qui, sempre Fiat la migliore, buona Pirelli, buona Unicredit, Popolare di Milano, interessante, e Intesa San Paolo inizia ad affacciarsi fra i titoli positivi. Rimangono palesemente molto negativi, purtroppo Montepaschi di Siena e Autogrill e Mediaset. Quindi il listino ci sta provando a darsi una svolta al rialzo, sta per il momento squisitamente recuperando le forti perdite mattutine, non siamo ancora in inversione positiva, però direi che un'Ita 40 che da meno 1,50 passa a 0,30 mi sembra che non possa essere trascurato. Attenzione a non farsi trascinare dall'euforia, rivediamo le nostre piattaforme base, occhio al dollaro yen, perché se il dollaro yen ci sfonda al rialzo 102,75 è un long grande quanto una casa e arriva di nuovo verso area 103,50-103,60, il che permetterà a noi di sganciare la copertura sul dollaro yen se dovesse superare i 75, teniamolo ben presente, io mi metto già uno stop fisico perché di più non voglio rischiare, 77 sgancio la copertura, quindi vado di nuovo in only long, sul Bund siamo perfetti così, non tocchiamo nulla, siamo in hedging assolutamente molto equilibrato. Per quanto riguarda Eni, Daniele, lo stop subito al di sotto dei livelli attuali, lo abbiamo detto anche prima, è un'operazione squisitamente speculativa, la ratio è la divergenza rialzista, eccolo qua, 17,21 per Eni, per me è un buy questo, su Eni, iniziamo a segnalarcelo, quindi mettiamo l'operazione in macchina, 17,21 buy su Eni, mettiamo lo stop, eccolo qua, mettiamo praticamente lo stop al di sotto dei minimi odierni, eccolo qua, aggiungi uno stop, lo mettiamo a 16 e mettiamolo sotto l'ultimo minimo, 16,72, lo stop loss, mentre abbiamo un potenziale target veloce in area 17,90-17,95. Come vi dicevo, ma è un target chiaramente legato all'andamento complessivo sempre del mercato, non voglio essere ripetitivo ma è doveroso.
Per quanto riguarda quindi Eni, abbiamo detto è un long probabilmente destinato ad avere un ottimo rapporto rischio-rendimento. Sul dollaro-yen sganciamo la copertura sopra 75, sul Bund rimaniamo in hedging, il DAX qui sarebbe da comprare, a vederlo così. Non dimentichiamo quante volte negli ultimi mesi abbiamo detto sulla debolezza dobbiamo provare a comprare il DAX, per il momento però vedete tutti gli algoritmi anche in H1 sono ancora short, dobbiamo aspettare un po', però la mia idea è che si debba entrare long se ci sarà l'opportunità di farlo a prezzi ragionevoli, al momento rimaniamo flat. Euro-dollaro riperde quota, eccolo qui, quindi tutto coerente, ricordatevi, eh? Doriano mi dice comprare il DAX con Leiky Long. Doriano, lo so, lo voglio comprare anche io, però oggettivamente è la prima fase di rimbalzo. Vediamo un po', come si evolve, e poi entriamo in maniera un po' più ponderata. Vi dicevo, mi piace il fatto che il dollaro yen stia tirando al rialzo, il Bund rimanga debole, anzi sta rompendo al ribasso, il DAX come vedete rimbalza forte, quindi in questo caso lo compro a mano il DAX. Marco, entriamo con il DAX long, vediamo di meccanizzarlo, usiamo un M15, rischiamo poco, eccolo qui, abbiamo Nekin Hashi long, vediamo in H1 se possiamo velocizzare un po', qui c'è da entrare, quindi entro con uno 0,10 in acquisto e faccio come facevo in passato la copertura invece con un super trend, quindi sono entrato in posizione manuale, utilizzeremo invece un super trend per fare la copertura ribassista del DAX. Quindi in questo caso abbiamo dovuto un po' accelerare l'operatività perché mi sembra che il mercato rischi di scappare via. Era da tanto tempo che volevamo comprare il DAX, speriamo di non aver fatto una stupidaggine nel comprarlo adesso un po', in questa fase un po' troppo euforica. Ok, metteremo un super trend a protezione, andiamo a valutare quale può essere il super trend. Vediamo quale può essere il super trend, vediamo se un 10.0 ci fa da base corrispondente ai minimi di oggi, non ancora. Ci serve, ripeto, utilizzare il super trend solo in logica protettiva, il DAX lo abbiamo comprato a mano. Un 15 è perfetto, quindi usiamo un super trend 15.0, ripeto, only short, sempre sull'H4, in questo caso, è squisitamente con finalità di copertura, eh? Non ha una finalità operativa, ricordate. Anche se date il trade now true non succederà nulla, perché chiaramente aspetterà l'eventuale breakout al ribasso del super trend 15.0 e vediamo un po' come va avanti questa operazione che abbiamo un po' tirato per i capelli. Al WTI che cosa è successo col dato? Mi sembra nulla, il mercato è abbastanza stabile, diamo una rapida panoramica, ricordiamo l'operazione di oggi è il DAX, occhio al dollaro yen che punta verso l'alto, eh? Occhio al dollaro yen verso l'alto, occhio anche all'euro dollaro perché se viene giù bisogna venderne ancora perché questa è una grande resistenza dell'euro dollaro a questo punto. Qui se abbiamo un'inversione dei mercati l'euro dollaro viene a 1,34 domani o dopodomani. E chiaramente Pasquale, uno dei nostri analisti, qui mi fa segno con le mani se. E lo so che è così, però la resistenza l'ha toccata già più volte, se questa dinamica rimbalzista prosegue sicuramente potrebbe essere interessante da valutare, lo vedremo nelle prossime ore, ci siamo sostanzialmente già posizionati col DAX nel concetto di rischio, diamo un'occhiata finale, allora dollaro yen in rimbalzo, mettiamoli uno a fianco all'altro, vediamo l'analisi intermarket finale, vi lascio con uno scenario intermarket che magari poi rivedremo domani insieme. Tutti i grafici li metto in M15 per vedere le candele attuali, eccetto quello del DAX che ho meccanizzato, non mi fate fare macello. Eccolo qua. Quindi come vedete abbiamo un euro-dollaro che palesemente è in discesa. Abbiamo un dollaro-yen che è sotto resistenza ma rimbalza, un Bund sui minimi di giornata e un DAX che insieme all'Ita 40 e a tutto il mondo dell'equity sembrerebbe voler riciclare al rialzo. Sarà vero o sarà falso? Lo sapremo solo domani. Vi aspetto domani numerosi come sempre per dare un'occhiata più approfondita a quella che è l'intuizione, speriamo, di oggi o il rischio di oggi, ossia Buy DAX. Occhio ad Eni, è sempre molto interessante, ma soprattutto attenzione a quello che faranno i mercati azionari americani in chiusura, perché sarà dalla chiusura dei mercati americani che dipenderà
la bontà o meno delle nostre operazioni. Buona serata a tutti e vi aspetto domani numerosi come sempre. Grazie. Luigi mi dice che è uscito il dato sull'oil. Lo guardiamo a 15 minuti. L'oil non mi sembra, Luigi, che al momento questo dato abbia cambiato di molto l'impostazione complessiva. Bene, confermo. A domani, buon pomeriggio e ricordatevi sempre non di guardare il disclaimer e dirmi che il monitor è fermo, ma di leggerlo, perché doverosamente è un disclaimer che è lì non per caso. Grazie ancora e buona serata. Cosa dietro?